fra campi una capanna dove a vivere andremo. La strada è fatta per i sfaccendati. Certo.
calzoni e saltino intorno le forze. Va bene.
Beh, allora ci vediamo. Non correre sulle pietre della via. Arrivederci. A presto. Buongiorno, Nick. E Juan? Sui campi. Cosa stai cucendo? Sto tagliando dei panini. Bene. Ci farò un bordo di merletto tutto intorno. Se sarò una bambina, mi metterai il tuo nome. Come? Sono felice per te. No. Sono per me. Sono per il figlio di Maria. Beh, vediamo se con questo esempio ti fai coraggio. C'è bisogno di un bambino in questa casa. Sì, ce n'è proprio bisogno. Forza allora. Dì a tuo marito di pensare un po' meno al lavoro. Voglio ammettere denaro e ci cucinerà. Ma chi lo lascerà la sua morte? Beh, io me ne vado. Io ho anche di capire se le tecniche che mi ha contato. E quanta resta che ci dà dentro. Sì, ti ha detto. Per saltare un canale.
venne un tremito da farmi battere i denti. È perché sono sempre stata vergognosa. E con tuo marito? Con mio marito è diverso. L'ha voluto mio padre. E l'ho accettato. Con Giorgio. Già pensavo ai figli che mi avrebbe dato. Specchiavo nei suoi occhi, mi vedevo così piccolo, ma leggevo. Se io stessa fossi stata mio figlio. Per avere dei figli, gli uomini ci devono piacere. Ci devono sciogliere le trecce, devono darci da bere l'acqua nella loro stessa bocca. Così sono le cose. È il tuo mondo, non il mio. Io penso tante di quelle cose. E le cose che penso dovrà realizzarle mio figlio. E intanto sei buona. No, non buona. Perché nel frattempo mi sto riempiendo di odio. È colpa mia, forse, che nell'uomo non bisogna cercare altro che l'uomo e basta. E allora che cosa si deve pensare quando ti lascia lì, con gli occhi tristi, rivolti a soffitto, mentre si gira dall'altra parte e si apre me? Dovrei stare a pensare a lui o a quello che potrebbe uscire dal petto per un lato. Dove sono? Dimmelo tu, per carità. Forse con me fai sbocciare. Però sì, non vuole dire. Donne di campagna avevano tutte le porte chiuse. Tutto si riduce a mezze parole, gesti, silenzi. E taci. Anche tu taci, sapendo tutto e non volendo dire niente che sta morendo di sete. Una donna serena, con te no. Ormai so. Quando è così, che Dio mi protegga. Dio? Dio, no. Io non mi è mai piaciuto. Quando capirete. Sono gli uomini quelli che devono proteggere, anche se dovrebbe esistere un Dio sicuro. Scagliare fulmini su tutti quegli uomini dal seme marcio che imbuterniscono la testa di campo. Non capisco quello che vuoi dire. Non fa niente, lo capisco io. Se allora così giù. Perché dormi solo, pastore?
tipo ti sta uccidendo. Spino. Bellezza. Sei tu che cantavi. Io. Come canti bene, non ti avevo mai sentito. Mi sento allegro, così come tu, invece sei triste. Ma nella mia natura essere triste. È che ci sono delle cose che mi rendono triste. E tuo marito è triste di te. Lui è un fatto di lui. È sempre stato così. Mi porti da mangiare? Sì. E ti sei fatto? Dove? Qui, sulla guancia. Non è niente. Era pazzo. Sarà stato il sole. Forse. Hai sentito? Che cosa? Lo sai di piangere? No. Mi è sembrato che piangesse un bambino. Davvero? Sì. Proprio qui vicino. Piangeva come se soffocasse. In questi paraggi ci sono sempre molti bambini che vengono a rubare la frutta. No. È il pianto di un bambino mio. Io non sento niente. Che fai qua qui? Papà. Salute. Dove stessi la casa? Ti ho portato da mangiare. Sì, ma che ragazza è? Qua, che ti passa per la casa? Luigi, devo dire che la gente... Andiamo da te! Luigi, che cari, non sta bene, madonna! Magari, la signora! Basta parlare, vai a casa! Vabbè! Dovrò aspettare? No. Dovrò rigare tutta la notte. C'è poca acqua. Devi essere ascoltato adesso. C'è dormirò. E qui bisogna che la difesa continui. Tu vai a letto e dormi. Gelsomino caldo è la tua bocca al riso. Lo porta stampato negli occhi. Ma il marito? Ecco.
Se il grano verde avesse gli occhi, troverebbe vedendoli avanzare. E come era? Se non avessi carico, sono usciti tutti. Non ne manca nessuno. No, ne manca uno. Quello di lì. Tu esci troppo, le pecore nel rovino e le donne dentro casa. L'ho detto mille volte. Giusto. Le donne dentro casa. Quando le case non sono dentro. Quando le sedie si rompono, le lenzuole di lino si consumano, quattro all'usato. Ma non qui. Ogni notte, quando vado a dormire, il mio letto mi sembra sempre più lusso. Più no. Come se l'avessimo appena comprato. Allora, volevo riconosci tu stessa per i motivi per gli anni. Ho dei buoni motivi per stare a letto. A letto per cosa? Vivo sotto un sacco, le mie pene le tengo dentro la mia casa. Sarà sempre peggio. Porterò la mia croce come meglio potrò, ma tu non devi chiedermi niente. Se potessi.
stare in mia luce. Ma in un modo che non ti capisco. Non ti faccio mancare nulla. Mando a comprare nei paesi vicini le cose che so che ti piacciono. Ho i miei difetti, è vero. Ma tutto ciò che voglio è trovare la pace e stare bene con te. Voglio, quando dormo fuori casa, pensare che anche tu stia dormendo. Ma io non dormo. Io non posso dormire. Ti manca qualcosa? Dimmelo, rispondi. Sì, mi manca. È più di 5 anni ormai. Io me ne sto quasi dimenticando. Ma io non sono. L'uomo è nata lì. Le bestie, gli alberi, i loro discorsi. Le donne non hanno altro compito che quello di fare figli alle varie. Non siamo tutti buoni. Perché non prendi uno dei figli di tuo fratello? Io non vorrei. Non voglio tirare sui figli degli altri. Mi si gelerebbero le braccia a tenerli al collo. Si deve fissa tendere a pazza. Ho fatto che sbarra la testa quanto lì. Accanto a te non si ispira che inquietudine, che affanno. A prima poi dovrei assegnarti. Non sono venuta al mondo per assegnarmi. Quando avrò un fazzoletto stretto attorno alla testa perché non mi cade giù la bocca e le mani strette attorno alla mano, allora mi sarò rassegnata. Ma che cosa vuoi fare? Voglio bene, non c'è. Voglio salire sulla collina e non ho chiesto di ricamare le mie sottane, non trovo il figlio. Non sei vero. Cercandolo via di nuovo senza volontà. Non mi va che la gente indichi per lui. Ed è per questo che la porta di casa deve sempre rimanere chiusa. Parlare con la gente non è peccato. Ma può sembrare. Quando ti si rivolgerà la parola, ti dire l'altra, pensa che sarà l'anno sposato. Sposato! Le famiglie hanno un onore che non può guardare. E l'onore che tutti dobbiamo portare insieme. Non parlare più di mamma. Mai sentito? Mangia tu. Io non lo Debo evolvere, sai cosa? Le donne diverse. Non fai sentito dire da un uomo
mangiarli. Come sono buoni queste mele. Andate dritti per la vostra strada. Non vi perdete del carizzo. Può darsi. Victor. Sì. Perché? Qui ti vogliono tutti bene. Io mi sono sempre comportato bene. È vero. Sei comportato bene. Una volta mi hai preso in braccio, ricordo. Tutto cambia. Non si sa mai quello che può accadere. Ci sono cose che non cambiano. Cose racchiuse dentro il mondo. Che non cambiano perché nessuno le può sentire. È vero. Cose che, se uscirebbero da scoperto, riempirebbero il mondo. Non cambierebbe nulla. I ruscelli rimarrebbero dove si trovano, le pecore nell'ovile, la luna in cielo e l'uomo al suo lato. Ebbene, riuscire a mettere a frutto gli insegnamenti dei vecchi. Buongiorno, Juan. Gianni, la presa? Sì. Voglio oltrepassare il valico prima dell'alba. Hai qualche costanza per i miei confronti? No, mi hai sempre pagato bene. Li ho comprati? Ah sì? Ora sono tuo. Non ne sapevo niente. È così. Tuo marito vuole vedere più fornito il suo potere. Il brutto cade nelle mani dei lavoratori che lo cercano. Ormai non c'è più spazio per così tante pecore. La terra è tanta. Non gode solo più. Auguro una grande felicità a questa casa. Che Dio ti ascolti. E a te? Dicevo. Saluti a te. Andiamo. Sei stata coraggiosa, Lulia. Non esiste al mondo forza maggiore del desiderio. Sì, è troppo buio. Ho detto spesso in relazione qui, con molte donne, tutte erano spaventate, tutte tranne me. Io sono venuta per il risultato. Non credo, tu sei un problema. Non lo sono. Che la bocca mi si riempie di corrupi come quelle dei morti, se mai mentito. L'ultima volta che l'hai in relazione è stata per una di campi che era sterile da tutto il tempo di te. Come si addolciva in un modo così bello che mi sa il mondo, dove sei tu, laggiù. Al fiume, perché non le diede il tempo di arrivare a casa, che le portò a me stessa a ritrovarmi finché gli raccontassi. Non le accadde niente. E che doveva accadere? Il bene. Perché Dio non poteva accadere niente. Solo affidare le due creature e lavarle l'acqua con lei. Avrei un figlio adesso, posso veramente. Con la propria che devo avere. O non so più come va il mondo. A volte non mi sento sicura mai, mai. Sale come una vampata di fuoco dai piedi. E tutto mi sembra vuoto. Gli alberi, gli uomini sui campi, i tori, le pietre, tutto. Sembra come dico tu. E allora mi chiedo, che ci stanno a fare? Perché è una buona cosa che le donne sposate desiderino con i figli. Ma se uno non ne ha, perché questa frenesia di averlo? Io non ti credo. Tu hai visto tu stessa come ho partecipato a ciò che viene. Ma non so che terra vuoi dare a tuo figlio, che felicità, che sedia d'argento. Io non penso al demano. Io penso all'oggi. Tu sei vecchio, vedi tutto come un libro già letto. Io penso che ho sé. Io non ho libertà. Vorrei tenere mio figlio tra le braccia per dormire solo e tranquillo. Ascoltami bene. Non spaventarti per quello che sto per dire. Qualora sapessi che mio figlio mi odierà, mi torturerà, mi strapperà i capelli per le strade, mi accoglierei felice alla sua nascita. Perché è meglio piangere per un uomo vivo che ci pugnala, che per questo fantasma piantato anno dopo anno nel mio cuore. Sei troppo giovane per ascoltare i consigli, ma intanto che aspetti la mano di Dio, devi rifugiarti nell'amore di tuo marito. Tuo marito è un uomo buono. Buono? Buono, e allora? Magari fosse cattivo invece, ma va! Se ne va con le sue pecore, per la sua strada. La notte sta lì a contar soldi. Non mi copre dal suo dolore. Il suo corpo è freddo come quello di un morto. E io che ho sempre provato ripugnanza per le donne pugliose. In quei momenti vorrei essere una montagna di fuoco. Bello. Non sono una sposa vogliosa, so solo che i figli nascono dall'uomo e dalla donna. Se potessi averli da solo. Pensa che anche lui lo so. La verità è che
Scusami. La mia unica salvezza. Sarà presto giorno, devi entrare a casa tua. Da un momento all'altro usciranno le regine, le mie figlie da casa tutta sola. Avevo bisogno di questo scopo. Quante volte devo dirgli, Orzio? La prenderete da loro? Due volte. E a mezzogiorno quella di Sant'Anna. Quando saprai di essere incinta, ti porterai con la visione di grande miei promessi. E su, sui monti già sta facendosi chiaro, va via. Presto apriranno i cancelli, passa dal lato del canale. Non so perché sono venuta. Mi sei pentita? No. Se hai paura, posso accompagnarti fino all'aula. Sbrigati, sarà giorno pieno quando arriverai alla porta di casa. Accetti. Chi è? Sono io. Eccomi qua. Che ci fai questa cosa? Se potessi andare a svegliare tutte queste mura, devo stare dove l'ora casa mia si va a finire. Ma devo tenere tutto da cedere, perché sei mio figlio. E se anch'io potessi credere, lo farebbe far sorgere dal tombe perfino i morti, far vedere la purezza che mi trovi tu. No, questo no. Avrò tutto per una menzogna. Tu mi tradisci, tu mi imbrogli. Sono un creatore che non sono pronto a costruzione. Zitte, voglio neanche una parola! Tua moglie non ha fatto niente di male. Non dire una sola parola. Non una di più. Tu e tu devi essere gli unici a custodire l'onore. Ma non sai che miei non hanno mai avuto nulla da nascondere. Vieni, avvicinati. Quando sei lì, cerca un odore che non sia tu, che non sia del tuo corpo. Spogliami per nel bel mezzo della strada. Sputami addosso se credi, perché sono tuo moglie. Ma attento. Permette il mio uomo del dolore che ho nel mio petto. Non sono io. Se lo sei tu quella tua conto, e la gente di paese comincia a mormorare. Quando mando c'è un gruppo di persone e si tacciano, mi pare che di notte, in campagna, con un sveglio persino a vedere gli alberi tacciano. Io non so perché si alzi il vecchio cattivo che abbatte il cane. Ma tu sai che il cane è buono. Io non capisco cosa fa cercando la donna tutte le ore fuori di casa sua. Ma te cerca la donna, che cerca giorno e notte per trovare un modo per respirare il tuo sangue, il tuo rifugio, che sono. Non mi respingere, mi sfiderà. Lasciami! Guarda che resto solo! Lasciami stare! Fanzi! Sì. Non riuscivo a cercare di negare un po' tutto contro di lui. Contro quel muro devo spaccarmi la testa! Taccio, ho detto! Niente, parla sotto voce. Lasciatemi liberare la voce, ma che vado scendendo nel parte più scuro del pozzo. Lasciatemi dare la corpo, scalmerò questa cosa bella e mi appiarà! Sta zitta! Di qua! Scrivo. Mi metterò a lottare disperatamente contro il mare. E la mia bocca taccia per sempre. Non ti potei trovare quando eri nubile. Ora da maritata ti troverò, sposata e pellegrina, nuda ti spoglierò alle 12 in punto della notte. Thank you.
santo pellegrinante. Schiudi con mille spine la rosa tua nel mio cuore. Signore, si schiuda la rosa. Non mi lasciare nell'ombra. La mia carne è rossita. La rosa della delizia. Lo so. Non sei con Nina? E tuo marito? È lì. Che fa? Beve, è lì. Santa. Qui ti ricordo.
farti nemmeno passare per quella strada. Ma zitta! Zitta, non capisci? Non me la sento di andare a caccia di un altro. Pensi che possa cercare un altro uomo? E il mio onore? L'acqua mi torna indietro e la luna mi sorge a mezzogiorno. Vattene, che vado per la mia strada. Hai pensato davvero che io possa concedermi ad un altro? Che possa chiedermi quello che è mio? Come una schiava? Cerca di conoscermi meglio per non parlare di più. Non cerco un uomo. Né uno mi basta. Non si assette, si gradisce l'acqua. Io sono come un deserto dove potrebbe lavare mille paia di buono. E tu mi offri un bicchiere di acqua di pozzo. Il mio dolore è dilagato oltre la mia carne. Senza questa soddisfazione.